Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con una nuova parte di Pokémon Rubino. Quest'oggi riprendiamo un po' dove avevamo lasciato la nostra guida. Era un po' che non registravo per motivi personali, non potevo. Non è che ho, cioè magari ho anche tempo libero, però non posso registrare, o comunque sia ogni giorno avere la possibilità di registrare e pubblicare appunto i video. Gli ultimi due li avevo registrati e editati un po' di settimane fa, poi li ho caricati su YouTube e ho messo che appunto venissero pubblicati la scorsa settimana. Purtroppo vorrei avere più tempo, ma ci vuole anche un po', perché devo fare il video con la videocamera, metterlo sul computer, rielaborarlo e poi caricarlo. Soltanto caricarlo mi ci mette un'oretta quasi, quindi è un po' difficile. Ecco, vorrei avere il tutto necessario per riuscire a caricare meglio i video, ma è un po' difficile. Comunque sì, ora ci siamo tornati. C'è Vera. Ehi, guarda, esci quello laggiù, è il Monte Camino. Spettacolo e grande animazione come al solito, è davvero imponente, visto da vicino fa proprio impressione. Un giorno vorrei salire sulla funivia e arrivare fino in cima. Ah, esci, la tua squadra non sembra molto in forma, la rimetterò in sesto. A proposito di squadra, se vi ricordavate bene, nello scorso episodio Zigzagoon si è evoluto in Linun, poi abbiamo inserito Houndoom e tra un po' verrà inserito anche Gengar, quando almeno la MT-01, ovvero la MN-01, ovvero Taglio, non ci servirà più. Intanto Vera ci regala anche la MN-04, che contiene forza. A questo punto continuiamo con Houndoom, poi lo sostituisco, perché anche gli altri Pokémon hanno bisogno di essere curati. Allora, quest'oggi che c'è un po' più di tempo, diciamo, per poter registrare, volevo anche dirvi che avevo pensato, non so se l'avevo già detto nei precedenti video eccetera eccetera, forse sì o forse no, di portarvi magari qualcosa anche di diverso, perché ho trovato una Acrom abbastanza simpatica e carina, e quasi quasi me la volevo portare. Quella la registro direttamente con il computer, è anche molto più facile per me uploadarla in da voi, cioè farvela vedere. Se vi fa piacere, consigliatemi un programma per riuscire a catturare al meglio lo schermo del gioco, perché vi spiego. Camtasia, quello che utilizzavo io, ogni volta che vado appunto a registrare mi sfuoca tutta l'immagine, praticamente non si vede per niente bene il gioco, ma quello come altre cose sembra quasi che uno si soffi, cioè si aliti davanti alla lente della videocamera, e dà l'effetto quello lì, insomma. Lì c'era un Pokémon particolare, e quindi ho detto, beh, in qualche modo devo riuscire a trovare un altro sistema di cattura. Ho cercato un po', credo di forse andare su Mirillis, magari ci aggiungerò dopo il commento. Boh, adesso devo vedere. Però se avete qualche programma voi, ovviamente gratuito, no? Cioè, craccate, roba varia, non ho voglia di mettermi a craccare il tutto. Intanto Houndoom è stato avvelenato per la nostra felicità da questo simpatico Vulpin. Avevo detto di mettere davanti Metang, che mi sono scordato. Ok, un altro morso, perfetto. Il Vulpin non ha più energie. Svelo sale a livello 24 intanto. Metang sale a livello 24. Mashtomp sale a livello 26. Stanno salendo praticamente tutti. E Fiorenza viene sconfitta. Allora, oggi è martedì grasso, e fatemi sapere un po' da cosa vi vestirete, se vi vestirete stasera, perché di solito il martedì grasso è l'ultimo per carnevale, mentre per alcuni, magari alcuni sono già vestiti, l'hanno già fatto, però per la maggior parte delle persone è l'ultimo di carnevale, quindi di solito ci si veste, si va un po' in giro a fare due versi. Io mi vestirò da soldato, cioè da soldato, da militare, ho tutto, anche il basco. Sono due anni che mi vesto in quel modo, non posso rompere la tradizione, quindi oramai è quello il mio costume. Intanto qui il Montanaro ha un Geodude,
Devo andare in campo, sicuramente ne avrà un tritello e quindi andiamo di metal testata. Grandissimo nostro Metang che riesce a mandare KO il Geodude. E tra l'altro Metang, avevo intenzione, questo non so se l'avevo detto, di toglierlo dalla squadra per far posto a Pikachu, quello che ci hanno regalato a Porto Selcepoli, per riuscire a inserire appunto Pikachu e farlo evolvere in Raichu. Il problema è che mi ha detto anche il mio amico Final che Pikachu, quel Pikachu non si evolve, praticamente rimane per sempre un Pikachu, ha detto è abbastanza scarsino. E quindi mi sono detto, beh, allora a questo punto cambio un po' le strategie, metto Metang, ovvero Metagross, Gengar, Houndoom, e sarà veramente tanta roba come squadra. In effetti così è, perché mi sto trovando veramente bene con questa squadra. Non credevo, fosse così facile ottenerli, per fortuna mi ha dato una mano con gli scambi, beh, questo non è male. Allora, lascia la grotta e qua come al solito c'è sempre il Team Magma che blocca appunto la funivia. Ok, Mino, questo è Mino. Il campo Lumel. Allora, via di Mastomp sconfiggiamolo, anche perché Lumel è tipo fuoco, con Metang potrebbe anche soffrire. Usa fuoco all'energia, quindi c'è la probabilità di brutti colpi. Usiamogli una pistola acqua, credo che sia super efficace per 4, perché dovrebbe essere roccia o terra fuoco, insomma, fuoco ce l'ha di sicuro, e forse è terra. Terra fuoco. Allora, vediamo un po'. Prossimo è Machop, quindi ottimo allenamento per il suello, che era un po' che lo volevo utilizzare. Ok. Che sta volando, praticamente sembra tipo che voli e sia fermo a tutti e due praticamente. Usiamo Aereo Assalto, che ha un'animazione veramente bestiale. Eccolo qua, grandissimo. Machop viene mandato KO. Riceviamo i nostri sempre punti esperienza. Ok. Allora, vediamo un po'. Mi piacerebbe prendere funivia per arrivare in cima. Ok, allora niente, non ci si può passare perché come al solito è sempre chiusa. E andiamo all'interno del Monte Camino, ovvero al Camino Ardente. Come se ci avevo repellenti? Super repellenti, beh, perfetto, alla grande. Qua dentro si possono trovare Slugma o Numella, a seconda della versione in cui giocate. Torkoal, dovete spostare questo blocco, mi sembra che c'era un antiscottamento e la possibilità incrementata di trovare Torkoal. Quant'altro Geyser, eccetera, eccetera. Ok, percorso 112. Altri allenatori. Sarò anche un dilettante, ma non tanto da sottovalutare solo perché sei un bambino. Questo mi sembra che abbia Slugma. O Numel, comunque sia. No, Mightyena, così cambiano a caso. Una volta non c'aveva Mightyena, questo aveva Slugma o Numel. Allora, vediamo un po'. Usiamogli Metal Testata. Usa Bullo, quindi ci fa aumentare l'attacco al massimo. Praticamente ce lo massimizza quasi. E diciamo che va a vostro vantaggio e svantaggio, perché se l'avversario, o comunque sia, se noi ci colpivamo da stessi, ci faceva anche indiscreto danno e però dopo ci doveva mandare KO. Ma se ovviamente usciamo dalla confusione, il nostro attacco è massimizzato, quindi non è proprio un vantaggio per l'avversario. Infatti adesso è un dilettante e va a perdere così. Allora, vediamo un po' che qua che c'è. Qua c'è Baccalampon. Ah, le prende da sé sole. Una volta chiedeva se non le voleva. Baccalampon di nuovo. Ok. Podimo. Baccachi. Questi erano utili per fare le Pokémelle, se non erro. Ah, c'era un Pokémon che si muoveva particolare. Vediamo se riesco a beccarlo mai. Ok, proseguiamo.
Corso 111, allora fa giusto dal deserto, in cui noi non possiamo andare. Quattro allenatori, cioè qua praticamente è pieno di allenatori, uno si deve flashare soltanto con gli allenatori, si chiama Egidio questo. È un Electric. Anche Electric non è malvagio, è come Pokémon elettrico, e anche una mega evoluzione, però insomma. Non me lo consiglio molto perché è un po' palloso da allenare. È forte, perché è veloce anche, però mi ricorda un po' Shiny. Shinx, come si chiama? Shiny era quell'altro. Shinx, quello di perlo diamante. Makuhita, no, a parte che sì. No, non voglio mandolino, ma bello. Un po' mi ricorda anche le squadre l'hanno ripreso, perché erano dei cani tutte e due, cioè sono dei cani tutte e due, però. Vabbè, particolare. Allora, ma qui ho visto che tra l'altro faranno il film dei Pokémon su X e Y. Allora, io per l'appunto l'altro giorno ho ritrovato le carte dei Pokémon e ho anche Mew antico e parecchie carte che regalavano al cinema, appunto. Questo c'ha Bagon, quanto mi piace Bagon, che mi sembra anche di avercelo per quel fatto che ha scambiato i Pokémon. E vi davano delle carte promo, ovvero Pikachu, Mewtwo, in alcuni casi bisogna di averci tutti e due, Zapdos. Praticamente se andavi al cinema ti davano una bustina di carte contenente mi sembra una carta o tre o quattro, e avevi sempre la possibilità di trovare un leggendario, comunque sia una super bomba promo, praticamente la trovavi così a caso. E mi sembra di allora di avere Picchiaduro, che è Picchiaduro? Aspetta. No, che fai dimenticare, vuoi dire? No, non mi interessa. No. Sì. E praticamente ho Mewtwo, Zapdos, mi sembra anche Mew, Pikachu di sicuro ce l'ho 3 o 4. Comunque sia, davano almeno queste carte una volta, adesso non più, che brutta cosa. Il mio fiuto non mi inganna, sento il profumo dell'avventura, questo è senza dubbio un punto segreto. All'interno ci sarà di certo abbastanza spazio per fare un posto super fantastico. Ganzo. Ehi allenatore, posso esserti utile? Come dici, non hai bisogno di me. Su, non fare complimenti e sta a sentire quello che ho da dirti. Potrebbe interessarti. Io mi chiamo Iperio, ho 25 anni e sono originario di Unima. Sono un tipo stravagante, mi piace l'avventura. Da 11 anni viaggio alla ricerca di me stesso, inseguendo un sogno. Quale sogno? Avere un sogno, no. Quello era Scary Movie 3. Esplorare la regione di Hoenn e trovare il luogo ideale per costruire la mia super base segreta. Aspetta, non dirmi che non sai cos'è una base segreta. Che vita triste deve essere la tua sarà, la tua mamma è triste. Ma non ti preoccupare, rimediamo subito. Allora, prima di tutto ti spiego in due parole cos'è una base segreta. Una base segreta è un posto speciale tutto per te, in cui puoi invitare chi desideri. Allora, che ne dici? Non ti sembra un posto fantastico? Visto che siamo qui, ti insegno a costruirne una. Prima di tutto prendi questa, praticamente questo qui è un po' Bear Grylls e ci regala la MT-94 che contiene forza segreta. La mossa forza segreta cambia a seconda di dove siete. Che ne so, se siete nel mare e un vostro Pokémon è tipo fuoco, può usare forza segreta e usare una mossa tipo acqua. Un po'. Luoghi nascosti e beve, noi avventurali sono dei veri e propri punti segreti. Ok, per esempio questo, sì, questo è un punto segreto. Potete vedere e riconoscere gli alberi perché hanno questi colori differenti rispetto agli altri. Quando vedi un albero sospetto come questo, usa forza segreta e una leva scenderà giù. Tac. Niente male, vero? In questo modo si crea un'entrata da accesso al punto segreto. Questo è il primo passo per costruire una base segreta, ricordatelo. All'interno è grandissima rispetto agli altri. Qui dentro non è niente male. Devi sapere che all'interno dei punti segreti può essere di varie forme e dimensioni. Quindi dove trovi un punto segreto ti consiglio di entrare e dare un'occhiata. Un giorno qualcuno costruirà qui una base segreta, la abbellirà con tante decorazioni e tante persone verranno a visitarla. Non vedo l'ora che accada. Nonna roccia questa. Come hai detto che ti chiami? Oh già, Esci. Ascolta Esci, voglio dire ascolta Esci, nel senso che voglio dirti un'altra cosa. Quando sei felice devi esprimere le parole, manifestare le belle emozioni, trasmettere allegria. Allora dimmi un po', che cosa dici quando sei felice? Evviva! Sì, è già scritto lì.
Evviva! Evviva, però niente male. Vuoi sapere perché te l'ho chiesto? Ma è ovvio, perché il futuro ti riserva un sacco di momenti felici. E sai quando dovrai vivere, e sai dove vivrai tutti questi bei momenti? Ma è ovvio, nella base segreta, dove regnano la felicità e l'avventura. Questo sembra un po' tipo Peter Pan. Potrei costruire qui questa base segreta, ma questo posto mi sembra proprio adatto a te. Quindi credo proprio che ti cederò questo nascondiglio. 2 ore dopo. Bene, d'ora in poi questa sarà la tua base segreta. Scegli decorazioni che preferisci e decorala. Ah, vuoi sapere come fare per decorare la tua base segreta? È semplice, basterà prendere le decorazioni dal PC e posizionarle con stile. Dai, non mi fa vedere anche il tutorial, perché sennò è da... Quello del PC, accendere e seleziona decora la base e poi mettere le decorazioni dove preferisci. E ora, sorpresa, ecco delle decorazioni per te. Bene, abbiamo ricevuto delle decorazioni. Ultima cosa, oltre a costruire la tua base segreta, potrai anche visitare quella degli altri. Se trovi le basi segrete di qualcun altro, prova a entrarci. Ed è qui che arriva il bello. Raccogli le bandiere che trovi accanto al PC nelle basi segrete degli altri, avrai una bella sorpresa. Ma non aggiungo altro, non voglio rovinarti il piacere di scoprire tutte le meraviglie della base segreta. Se ne vai, grazie. Bene, adesso devo proprio rimettermi in marcia alla ricerca della mia base segreta ideale. È arrivato il momento di salutarci, ma spero di divertirti, esci. Se hai bisogno di me, mi troverai alla gilda delle basi segrete di Forestopoli. Grande, c'è anche una gilda, cioè. Ah, proprio magnifico. Comunque sia, dalla nostra base segreta è tutto. Spero che questa parte vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi. Ciao da 78. Ciao ragazzi.